Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 7, 26 febbraio 1912. Ritornando, il mio tutto e sempre amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, io sono amore e feci le creature tutto amore. I nervi, le ossa, le carni sono tessuti d'amore. Dopo averli tessuti d'amore, vi feci scorrere in tutte le particelle, come coprendole di una veste, il sangue, per dar loro vita di amore. Sicché la creatura non è altro che un complesso d'amore e non si muove per altro che per amore. Al più ci possono essere diversità d'amori, ma sempre per amore si muove. Ci può essere amore divino, amore di se stesso, amore di creature, amore cattivo. Ma sempre amore, né può fare diversamente perché la sua vita è amore, creata dall'amore eterno, quindi portata da una forza irresistibile all'amore. Sicché la creatura, anche nel male, nel peccato, in fondo ci deve essere un amore che l'ha spinta a fare quel male. Ah, figlia mia, quale non deve essere il mio dolore
Nel vedere nelle creature la proprietà del mio amore che ha messo fuoco, che ho messo fuori, profanato, contaminato in altro uso. Io per custodire questo amore uscito da me e dato alle creature, me ne sto intorno ad esse come un povero mendicante. E come la creatura si muove, palpita, respira, opera, parla, cammina, le vo mendicando tutto e la prego, la supplico, la scongiuro che desse tutto a me, dicendole: figlia, non ti chiedo se non ciò che ti ho dato. È per tuo bene, non mi rubare ciò che è mio. Il respiro è mio. Il palpito, il movimento è mio. Respira solo per me, palpita e muoviti solo per me. E così del resto. Ma con sommo mio dolore sono costretto a vedere che il palpito prende una via e respira un'altra, ed io, il povero mendicante, ne resto digiuno. Mentre l'amore di se stesso, delle creature, delle stesse passioni ne restano satolli. Ci può essere torto maggiore di questo? Figlia mia, voglio sfogare con te il mio amore e il mio dolore. Solo chi mi ama mi può compatire. Capitolo 8, 28 febbraio 1912. Questa mattina, nel vedere il mio adorabile Gesù, gli ho detto: O cuore mio, vita mia e tutto mio, come si può conoscere se si ama voi solo o anche altri? Figlia mia, se l'anima è tutta piena di me fino all'orlo, fino a sovrabbondare fuori, cioè non pensa, non cerca, non parla, non ama che me solo, tutto il resto pare che non esista per lei. Anzi, il resto la annoia, l'infastidisce, al più cede la feccia e l'ultimo posto a ciò che non è Dio, come fosse l'ultimo pensiero, una parola, un atto per una cosa necessaria alla vita naturale. Questo non è altro che dare la scoria alla natura. Questo lo fanno i santi, lo feci anch'io con me, con gli apostoli. Dando qualche disposizione dove si doveva pernottare, che mangiare. Quindi dare questo alla natura non nuoce né all'amore né alla santità vera ed è segno che l'anima ama me solo. Se poi l'anima è intramezzata da varie cose, ora pensa a me, ora ad altro. Ora parla di me, poi a lungo parla di altro, e così del resto. È segno che non ama me solo ed io non ne sono contento. Se poi l'ultimo pensiero, l'ultima parola, un ultimo atto è solo per me, è segno che non mi ama, e se mi dà qualche cosa non è altro che la feccia che mi dà. Eppure questo fa la maggioranza delle creature. Ah, figlia mia, quelli che mi amano sono con me uniti come i rami, sono uniti al tronco dell'albero. Ci può essere mai separazione, dimenticanza, nutrimento diverso tra i rami ed il tronco? Una è la vita, uno lo scopo, unanimi frutti, anzi il tronco è la vita dei rami. I rami, la gloria del tronco e l'uno e l'altro sono la stessa cosa. Così sono con me le anime che mi amano. Capitolo 9, 3 marzo 1912. Continuando il mio solito stato, è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: Figlia mia, chi fa la mia volontà perde il suo temperamento e prende il mio. E siccome nel mio temperamento ci sono tante musiche che formano il paradiso dei beati, cioè musica il mio temperamento dolce, musica la bontà, musica la santità, musica la bellezza, la potenza, la sapienza, l'immensità e così di tutto il resto del mio essere, onde l'anima prendendo parte a tutte le qualità del mio temperamento, riceve in sé tutte le varietà di queste musiche. E come va facendo anche le più piccole azioni, mi fa una musica. Ed io nel sentirla conosco subito che è musica, che l'anima ha preso dalla mia volontà, cioè dal mio temperamento, e corro me la vado a sentire. E mi piace tanto che ne resto ricreato e rinfrancato da tutti gli affronti che mi fanno le creature. Figlia mia, che sarà quando queste musiche passeranno in cielo? L'anima la metterò a me di fronte, io farò la mia musica e lei la sua, ci saetteremo a vicenda, il suono dell'uno sarà l'eco del suono dell'altro, le armonie si confonderanno insieme.
A chiare note si conoscerà da tutti i beati che quest'anima non è altro che il frutto del mio volere, portento della mia volontà, e tutto il cielo ne godrà un paradiso in più. Queste sono le anime a cui vado ripetendo: se non avessi creato il cielo, per te sola lo creerei. Distendo il cielo del mio volere in loro e vi faccio le mie vere immagini, ed in questi cieli io vado spaziando, divertendomi e scherzando con loro. A questi cieli io ripeto, se non mi fossi lasciato nel sacramento, per voi sole mi sarei lasciato, perché esse sono le mie vere ostie. Ed io come non potrei vivere senza un volere, così non posso vivere senza questi cieli della mia volontà. Anzi, non solo sono le mie vere ostie, ma il mio Calvario e la mia stessa vita. Questi cieli del mio volere mi sono più cari, più privilegiati dei tabernacoli e delle stesse ostie consacrate. Perché nell'ostia, con consumarsi le spezie, la mia vita finisce. Ed invece in questi cieli del mio volere, la mia vita non finisce mai. Anzi, mi servono ostie in terra e saranno ostie in cieli. A questi cieli del mio volere aggiungo, se non mi fossi incarnato nel seno di mia madre, per queste sole anime mi sarei incarnato, per queste avrei sofferto la passione. Perché in loro trovo il vero frutto della mia incarnazione e passione. Oggi abbiamo sentito di nuovo delle bellissime lezioni sull'amore da parte di Gesù. C'abbiamo il povero mendicante da un lato e i cieli del divin volere dall'altro. Ecco, veramente queste due espressioni, ecco, che potrebbero anche dare il titolo a questa meditazione, sono fortemente evocative e per cui, ecco, ricordarle o intitolarci una meditazione è anche molto utile per appunto rievocarne facilmente i frutti. Nel primo capitolo vediamo anzitutto una grande rivelazione di Gesù, una rivelazione per certi aspetti quasi scontata, quasi ovvia, più che altro è un invito di Gesù a porre l'attenzione su cosa? Sul fatto che ogni essere umano, qualunque cosa la faccia, qualunque cosa faccia, sempre è mosso dall'amore, anche nel male. Gli esempi sono proprio veramente, veramente infiniti, no? Si possono fare anche gli esempi più brutti, un delinquente che non so, che favorisce il traffico di spaccio, la prima cosa che mi viene in mente. Da cosa è mosso? Dall'amore dei soldi. Dall'amore dei soldi, che è certamente un amore vile, un amore basso, un amore bieco, ma è mosso dall'amore dei soldi. Quando viene commesso un delitto passionale, chi è il movente? È l'amore. Qualcuno mi ha rubato l'oggetto della mia passione, sono stato lasciato strandato a qualcun altro, e in un impeto certamente disordinato di amore, no? Quindi si capisca bene quello che si sta dicendo, ma si uccide. Ecco, e molte volte ciò che ci muove ad agire è semplicemente l'amore di noi stessi, il nostro egoismo, un lussurioso che non si nega a nessun tipo di piacere sensibile. Da cosa è mosso? Dall'amore disordinato di se stesso. E di godersi quindi per questo amore disordinato tutti i beni e i piaceri possibili. Questo per la verità, e lo spiegava molto bene a suo tempo anche San Tommaso d'Aquino, no? Spiegando che l'uomo non peccherebbe proprio per questa programmazione che ha, no? Noi siamo usciti dall'amore e quindi siamo fatti per amare. Quindi, se nel peccato non ci fosse qualcosa di allettante, di dilettevole, che in qualche modo provoca la nostra capacità d'amare, nessuno peccherebbe. Perché una cosa che non sia amore, noi non siamo capaci a farlo. Il problema è che
ed è questo poi il costitutivo formale anche del peccato, no? Dove è l'oggetto del nostro amore? Perché c'è l'amore ordinato e c'è l'amore disordinato. In ogni manifestazione di volontà umana, ancor più quando è peccaminosa, c'è sempre da riscontrare un amore disordinato. E Gesù qui fa qualche piccolo esempio, no? O meglio, ne fa un pochino di più, sinceramente, nel secondo capitolo. Qui parla, nel primo, dove addirittura spiega, guarda che anche il respiro che tu fai, anche la struttura del nostro organismo cellulare è amore. Se uno studia il corpo umano se ne accorge di questo. Nel senso che tutti quanti le nostre cellule, tessuti, sistemi nervosi, organi, sono tutti quanti a servizio l'uno dell'altro, sono tutti quanti nutriti da questa linfa d'amore che è il sangue. E certamente non è il caso che Gesù, non è un caso che Gesù per redimerci, ecco, oggi è venerdì, abbia versato tutto il suo sangue, perché il sangue è proprio il simbolo più forte per antonomasia, no? Dell'amore. Perché il sangue è la vita, il sangue dà la vita ai nostri tessuti. E quindi è come se questo grandissimo organismo che è la Chiesa, no? Mistico corpo di Cristo, appunto Gesù versando il sangue, abbia proprio nutrito tutte le singole cellule del suo mistico corpo col suo stesso sangue divino, insomma, no? E la tragedia però qual è? Che tutto questo amore è stato da Dio ordinato, perché è stato da Dio creato in noi, perché fosse rettamente ordinato. Quindi anzitutto ricambiato a colui che ce l'ha dato e poi ordinatamente vissuto nei confronti, ovviamente in scala gerarchica, delle creature, no? C'è l'amore di Dio al primo posto, poi che ci vogliamo mettere l'amore alla famiglia, l'amore agli amici, l'amore al lavoro. L'amore alla scienza, l'amore alla patria, queste sono tutte quante forme ordinate di amore, no? E Gesù però dice, io sono costretto a vedere che tutti mangiano l'amor proprio, l'amore delle creature, le passioni, restano sazi ed io sto sempre a digiuno. È una tragedia questo qui. E questo fa anche comprendere un aspetto della vita nella divina volontà che è fondamentale, che è primo andarsi a prendere tutto l'amore di Gesù, prenderlo, accoglierlo. Perché quando Gesù trova un'anima, gliene dà talmente tanto che gliene dà per lei e per tutti quelli che non l'accolgono, e viceversa. Quindi un ricambio di amore che sia talmente grande, non soltanto da dare a Gesù il nostro amore del nostro piccolo e povero cuore, ma anche, e questo si può fare nella divina volontà, ormai dovremmo sapere come, andando a dare ricambio di amore per noi e per tutti, quelli che non lo amano. Ecco, nel secondo capitolo, come si può conoscere se si ama voi solo o anche altri? Bisogna vedere e interrogare il nostro cuore. Chi ama soltanto Gesù, chi ama soltanto Maria, mi si permetta di aggiungere, non pensa, non cerca, non parla, non ama che me solo. Quindi, vogliamo saperlo, a che cosa penso, chi cerco, di chi parlo, con chi parlo, non solo di chi parlo, ma anche con chi parlo e chi amo. Esiste tutto il resto? O tutto il resto del mondo è come se non ci fosse? Questo non vuol dire, insomma, no? Un figlio della divina volontà adempie i suoi doveri con perfezione assoluta, è un ottimo lavoratore, un ottimo padre, un'ottima madre, un ottimo amico, un ottimo prete, un ottimo frate, un'ottima suora, quindi non è che vive come un mezzo, come dire, disincarnato in un mondo suo. Ecco, da rinchiudersi in manicomio, no? Perché è un disadattato sociale, no? Non è questo quello che dice Gesù, ma è dove sta il nostro cuore H24, che
che certamente se la divina volontà ce lo richiede è perfettamente sollecito nell'adempimento di tutti quanti i suoi doveri, ma non cerca la vita in nessun altro che in Gesù. Questo è il punto fondamentale. E quindi il resto lo annoia, lo infastidisce. D'accordo? Lo infastidisce. Questa è la situazione ottimale. E quindi a Gesù si danno il top, le primizie, le cose più belle. Al resto, quello che avanza. Ecco, poi c'è l'atteggiamento contrario. Cioè, che si dà tutto al resto e a Gesù purtroppo le scorie, l'ultimo atto, l'ultimo pensiero, l'ultima parola. E Gesù dice, questo fa la maggioranza delle creature, ma questo lo vediamo in continuazione, no? Lo vediamo anche nella vita, ahimè, della Chiesa, no? Della maggioranza, purtroppo, almeno apparentemente, anche dei figli della Chiesa, no? C'è chi in Chiesa non ci mette mai piede, pur essendo battezzato, manca a Natale, a Pasqua. C'è chi va a messa a Natale, a Pasqua, tanto per fare qualche esempio, se pensa, dice, oh, sono andato pure a messa a Natale, a Pasqua, e basta però, eh? E poi... addirittura c'è chi va a messa tutte le domeniche e si pensa che altro che chi lo sa che cosa dia a Gesù, no? Ma siamo sempre ancora alle, come dire, perché andare a messa tutte le domeniche significa dare a Gesù, se uno fa un po' di calcoli, un'ora di quante? Di 24 per 7, 7 per 4 28, giusto? 7 per 2 14, più 2 fanno 16. Cioè, un'ora su 168 ore settimanali, insomma, facciamo la percentuale, insomma, è lo 0,5% circa, insomma, mi sembra che sia abbastanza, cioè, d'accordo, quindi, però, c'è qualcuno tra i cosiddetti appunto cattolici praticanti, ecco, poi, sapete, ci stanno anche i praticanti non credenti, no, quindi, che... è convinto, in buona fede, per carità, e certamente rispetto a, cioè già andare a messa tutte le domeniche rispetto alla media di oggi è già molto, ma stiamo ancora, cioè non è che fatto quello e basta, cioè quello è proprio ancora l'ABC, perché i precetti del generale della Chiesa, che danno proprio lo stretto indispensabile per vivere una vita, come dire, minima di fede, dicono che bisogna anche andare a messa tutte le domeniche, le feste comandate anche, quindi bisogna, per vivere bene queste meditazioni, dobbiamo chiedere a Gesù che ci presti il suo cuore, che ci faccia sentire qualcosa, no? Cioè che la gente se lo fila proprio. Poi ci stanno quelli che sono andati un pochino oltre, d'accordo? Si sono un pochino incamminati, però hanno il cuore diviso, cioè intramezzato da tante cose. Ora pensa a me, ora ad altro, la parla di me, poi a lungo parla di altro, quindi... ancora sono molto vivi, insomma, i suoi interessi anche forti, desideri, amori, ecco, più o meno divisi, ecco, tra mondo e creature, diciamo così, no? Non ama me solo chi fa così, ed io non ne sono contento. Attenzione, Gesù dice no, non ne sono contento, nel senso, cioè, per carità, cioè, già questo è un grande obiettivo, no? Ecco, non ne sono contento nel senso che ancora non è entrato al 100%, ecco, in ciò che Gesù desidererebbe, insomma, no? Che è prodigare, far conoscere tutto il suo amore e averne il ricambio, che è la nostra felicità terrena, oltre che ultraterrena. E così andiamo al... abbiamo visto che nell'ultimo capitolo... un po' come ieri, no? Il terzo capitolo di ieri, della meditazione di ieri, parlava appunto del fatto che chi viene nella divina volontà ha il temperamento di Gesù e perde il suo. E Gesù qui riprende di nuovo la stessa espressione. Chi fa la mia volontà perde il suo temperamento e prende il mio. E certo, qui c'è un'aggiunta di più di qualche cosa, no? A parte il fatto dell'immagine molto bella, no? Questi giorni, quando cadono queste meditazioni, ecco, sono in contemporanea col Festival di Sanremo, col Festival della Musica, ecco, e qui Gesù parla di musica, dice che chi
acquisisce il suo temperamento, fa musica per le sue orecchie, mi fa una musica, musica che l'anima ha preso dalla mia volontà ed io me la vado a sentire. Pensiamo un po', accende la televisione, anche Gesù, scherziamo un pochino, no? Ha detto Gesù stesso che si diverte e che scherza con le anime, quindi non si arrabbierà. Accende la televisione, potete, di qualche bell'anima che lo ama in questo modo, ecco, e si ascolta la musica. Si ascolta il festival dell'anima, ecco, con le musiche divine, no? Ne resto ricreato e rinfrancato da tutti gli affronti che mi fanno le creature, altre creature. Io penso che questa cosa sia, per chi ama Gesù, una bella notizia da prendere molto sul serio. Certo, io capisco, perché fa strano anche a me, cioè a me fa strano veramente, insomma, dico, è possibile Gesù che per un po' d'amore mio tu ti rinfranchi degli affronti delle altre creature? Ma io mi sento così piccolo, mi sento così povero, ma è possibile una cosa del genere? Non è un ma è possibile dubitativo, non vogliamo fare insomma Zaccaria della situazione, però certamente sentire una frase di questo genere desta santo stupore, no? Ma veramente, cioè io posso rinfrancare Gesù e un giorno, come Gesù dall'altra parte, queste musiche passano in cielo, io farò la mia musica e lei la sua. Tutti i beati conosceranno che quest'anima è frutto del mio volere e tutto il paradiso ne godrà un paradiso in più, cioè significa, detto in termini teologici, che la gloria accidentale dei beati aumenterà in maniera molto particolare con l'ingresso in cielo di un'anima di questa categoria, perché fa parte della gloria accidentale del paradiso, insegna la Chiesa, non la gioia che deriva, che è infinita, insomma, la felicità dalla visione beatifica faccia a faccia, ma quel di più che Dio vuole e che le anime beate godono le une delle altre, quindi godendo dei beni altrui, di tutte quante le bellezze della creazione che saranno presenti nella vita del mondo che verrà, senza nessun dubbio. E quindi possiamo ancora specchiarci in alcuni aspetti del temperamento di Gesù, temperamento dolce, la bontà, una grande bontà, la santità, la bellezza, se una persona insomma non ha avuto a causa della presenza del peccato, perché da questa dipende anche la nostra bruttezza fisica, dei grandi lineamenti tali insomma da essere, ecco, fisicamente attraente, però c'è una bellezza acquisita, un fascino soprannaturale che dipende dai modi che poi si acquisiscono, no? Dallo stile, dal modo di vestire, dal modo di comportarsi, dal come si sta in mezzo alla gente, no? La sapienza, eccetera. E dice Gesù, quando un'anima giunge a questo, e queste sono altre cose grosse, se non avessi creato il cielo per te solo la creerei, se non avessi istituito l'Eucaristia per te solo l'avrei istituita, se non mi fossi incarnato nel seno di mia madre per te solo mi sarei incarnato, mi diverto e scherzo con loro, sono le mie vere immagini, sono i cieli appunto del suo volere, li chiama così, il cielo del mio volere in loro, e queste diventano a loro volta i cieli del suo volere, in questi cieli del mio volere. Dice, guarda, nelle ostie, questo sacerdote lo sa benissimo, no? Sappiamo che la Chiesa ci insegna che la presenza reale di Gesù nell'ostia cessa con la consumazione, no? Faccio la comunione, le ostie le consumo, e appena la sostanza, chiaramente che è diventata accidente delle specie eucaristiche, si dissolve, la presenza di Gesù cessa. Ma in questi cieli del mio volere la mia presenza non cessa mai, la mia vita non finisce mai. E quindi diventa una sorta di ostia vivente in terra. È tanta roba questa qui, cioè, insomma, la presenza di Gesù nell'ostia. Cioè, noi sappiamo che in questo mondo non esiste forma, cioè si parla di presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, non perché le altre
non siano reali. Cioè Gesù è presente nella Chiesa, attenzione, Gesù è presente quando si annuncia la sua parola, Gesù è presente nei poveri, Gesù è presente nei suoi ministri, ci sono varie forme di presenza, tutte reali di Gesù. Ma perché la Chiesa ha detto che la presenza dell'Eucaristia è la presenza reale? Non perché le altre siano immaginarie, ma perché è la presenza reale per antonomasia, cioè la presenza è la forma di presenza massima, d'accordo? Perché lì c'è proprio lui in persona, d'accordo? Coperto dai veli eucaristici, ma lì c'è proprio Gesù Cristo, nostro Signore, in corpo, sangue, anima e divinità. E facendo questo paragone un po' ardito, significa che cioè, Gesù veramente si rende presente in un'anima che lo ama così e che vive del suo volere fino a giungere a questa, come dire, trasformazione, fusione ininterrotta con lui. Poi come la sostanza del pane si transustanzia nell'ostia, così la fusione che si realizza tra l'anima che ama Gesù e lui stesso fa di lui una cosa sola. Questo poi è un elemento caratteristico della vita nella divina volontà, no? Questo è lo stato di fusione. Immagine molto bella, no? E si diventa una cosa sola. E come nell'ostia permangono certamente gli accidenti, così certamente in noi esseri umani, anzi, permane tutto perfettamente integra la nostra umanità, tutti gli accidenti della nostra umanità, no? Come si dicono tecnicamente, quindi il nostro corpo, il nostro volto, i nostri occhi, l'altezza, il peso, tutte queste cose qui, no? Ecco, però questo è l'involucro, ma dentro, la vita nella divina volontà tutta anteriore, c'è la presenza viva di Gesù, che traspare all'esterno, che questo l'abbiamo detto tante volte, appunto in questi tratti temperamentali divini, che si vedono. Se ci stanno si vedono, se non si vedono vuol dire che non ci stanno. Se non ci stanno, probabilmente, torniamo al capitolo precedente, anzi senza probabilmente, stiamo ancora con un cuore diviso tra tanti amori. Perché questo è possibile soltanto quando, come Gesù ha spiegato, non pensa, non cerca, non parla, non ama che me solo. E tutto il resto per lei non esiste più. Bene, Santa Vergine Maria, guidaci alla perfezione di questo amore, che Gesù con noi non abbia mai a sentirsi un mendicante di amore, ecco, ma piuttosto un recettore, ecco, di amore, quindi uno che prende tutto e anche tutto quello che le altre creature non gli danno, e un cuore in cui è libero di riversare tutto quello che vuole, di sfogarsi come meglio crede e come meglio vuole. Quelle cose che abbiamo sentito nel terzo capitolo sono anzitutto dette a te, perché per te solo Gesù si sarebbe incarnato, per te solo avrebbe istituito l'Eucaristia, per te solo avrebbe creato il cielo e il paradiso, questo lo sappiamo benissimo. Ecco, la bella notizia è che estende Gesù queste bellissime promesse, queste divine considerazioni anche alle anime che vivono nel suo volere. Ecco. Sognare non è mai peccato, insomma, ecco, quindi fa che con il tuo aiuto e con la tua intercessione almeno qualcosa, ecco, di questi sogni divini, si possono chiamare così, possa diventare per molti, ecco, non soltanto per chi ha vissuto questa meditazione, pura realtà. Non solo per noi, ma per molti, magari fosse per tutti, insomma, per quante più persone possibili che possano vedere davvero quanto è bello incanalare
santamente e correttamente tutto l'amore di cui, in quanto esseri umani, ciascuno di noi è ripieno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.